In collegamento telefonico con il direttore della BCC Aquara, Antonio Marino. Direttore, cosa ci può dire sulla corrispondenza che vi è stata tra lei e il noto giornalista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, in merito proprio al ruolo svolto dalle BCC sul territorio? È stata una corrispondenza effettiva, perché io gli ho scritto, lui mi ha risposto, perché lui ha fatto un articolo il 7 agosto sul Corriere, dove ha parlato del tutto l'apparato del mondo delle BCC, sempre visto da quella prospettiva un po', diciamo, che ci vedono come banche meno significative, insomma, ecco, sempre pronti a mettere in evidenza i difetti e non le virtù. E quindi io gli ho scritto e gli ho detto proprio questo, cioè che il mondo delle BCC è un mondo diverso da quello che loro rappresentano, perché abbiamo anche tanti meriti e poi soprattutto siamo nelle zone interne, quelle più a rischio povertà, e quindi siamo dalla parte dei clienti piccoli. Lui mi ha risposto, ha detto che sostanzialmente ha accolto le mie tesi, ha detto che ne avremmo riparlato nella prossima occasione, che lui vorrebbe venire qui da noi e fare un dibattito, insomma. Un resoconto del convegno tenutosi a San Gregorio Magno, incentrato appunto sul dialogo tra banche, istituzioni, imprese e associazioni. È stata una bella serata perché c'erano tutti i sindaci dell'Alta Valle del Sele, ci siamo confrontati noi in banca con tutti questi sindaci su come interagire per lo sviluppo del territorio. Devo dire che il dibattito è stato molto intenso ed è anche molto sentito da parte di tutti, perché ognuno non ha nascosto il fatto che ripongono molte speranze nell'azione della nostra banca, perché noi là dal prossimo 2 ottobre apriremo uno sportello a San Gregorio Magno e quindi anche noi abbiamo tutto l'interesse a fare bene in quella zona. Quindi è stato utile per noi come banca, perché abbiamo preso contatti con i vertici delle varie amministrazioni comunali, abbiamo potuto manifestare la nostra disponibilità a fare banca e soprattutto quelle che sono le nostre intenzioni su come muoverci e su chi soprattutto affiancare. Si avvicina la prossima apertura dello sportello BCC Aquara a Sant'Antonio di Pontecagnano. Quando sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede e come pensa che il territorio risponda a questa nuova offerta che la BCC Aquara offre? L'11 settembre prossimo apriamo questo nuovo sportello a Sant'Antonio di Pontecagnano con delle aspettative diverse, chiaramente, perché Pontecagnano è una zona che ha molte attività commerciali, molte attività imprenditoriali e quindi sappiamo che dobbiamo porci in maniera differente rispetto a San Gregorio Magno o altri posti. Capiamo che non è facile, però ce la metteremo tutta, perché sappiamo che se riusciamo ad entrare in sintonia con l'apparato produttivo di Pontecagnano faremo belle cose.